con questo sfondo color carne, indovinate cosa andremo a fare? Andrò a fare una recensione di questi fantastici prodotti skincare. Siete pronti? Allora, 1, 2, 3, relax. Andiamo a metterci questo fantastico e simpatico perché ho fatto una ricerca dei migliori prodotti skincare per donna. C'è anche la versione uomo. Ho preso una salviettina su prodotti della Aoga. Allora, abbiamo la mossa struccante, il tonico rinfrescante e astringente, il siero antimacchie e la crema idratante. Allora la mousse è Brickley Clea. Adesso andrò a struccarmi con voi e andremo a vedere. Allora, vedete quanto è bella, ne basta poca, ragazzi, perché è una mousse che si sparge facilmente, ma ne basta proprio poca. Ok, allora vado a mettere un po' di qua e un po' di là e vado a togliere tutto il trucco. Vi faccio vedere le sopracciglia come sono le mie, senza trucco, perché sono tatuate come potete vedere, però io mi metto qualcosa per ingrossarle perché sono un po' sottili e quindi io di solito le vado ad ingrossare con... ingrossare con il layer brown, capito? Ne mettiamo un altro pochetto, giusto per, ecco, farvi vedere meglio la consistenza di questa mousse. Io le metto sopra queste salviette umidificate per dare appunto il una miglior pulizia, ecco. Benissimo, allora andiamo ad aspettare un pochino. Allora, qua abbiamo il Fresh Detox. Questo qua è uno spray che praticamente è uno spray astringente che va ad astringere i pori per poi passare al passaggio successivo. Allora, la consistenza del, come si dice, dello struccante attacca un po' la pelle, però penso sia normale. Allora, andiamo a spruzzare questo tonico. Su tutto il viso. Ecco qua. Cioè, a una distanza minima, così. Basta 2-3 spruzzate. Lo lasciamo. Lo lasciamo, come si dice, ad asciugare un pochino. Ed è anche un po'
vedete che la pelle si inizia ad illuminare, perché questo è un trattamento illuminante, idratante. Quindi questo il coso contiene complesso detox anti-age, acqua attiva di melograno biologico, acqua attiva di melone, estratto di uva, urina e oligoelementi bio disponibili. Vabbè. Qua invece abbiamo succo di aloe vera biologico, poi abbiamo acido ialuronico, acqua attiva al frutto d'oliva, estratto di avena e biologica e oligominerali bioponititi. Vabbè, ancora il detox a questo. Vediamo cos'ha il siero antimacchie. Il siero antimacchie contiene acido ialuronico, vitamina C, acido ferulico, arginina, estratto di kiwi biologico. Allora, questo qua è il siero antimacchie, che si presenta in gocce così, e anche qua ne basta pochissimo. Vedete la consistenza? Ne basta appena appena un po'. Lo andiamo a spalmare su tutto il viso. Il profumo è molto buono, ragazzi. Il profumo è meraviglioso. Eccolo qua. Lo andiamo a distribuire su tutto il viso. Questo è il nostro siero antimacchie, che è molto molto, rende la pelle molto uniforme, uniformata. Eccolo qua, questo è il siero antimacchie. Come ultimo step della linea skincare abbiamo la crema idratante, che dentro c'è, vediamo, beh, non si capisce bene perché c'è scritto in piccolino, comunque penso che abbia lo stesso l'acido ialuronico e tutto quanto. Questa è la fase finale della linea skincare che ho deciso di prendere appunto su Amazon, come ho fatto una ricerca e ho visto che questo qua secondo me poteva essere il migliore, anche perché non è che costi poco, cioè ha il suo prezzo sempre ragionevole, però ha sempre il suo prezzo. Però ho sentito molto parlare di questi prodotti skin care, che tutti si danno questi prodotti skin care, skin care qua e skin care di là, e allora ho deciso di provare anch'io questi super prodotti, no? Questi super prodotti. Il profumo, ragazzi, di queste creme è meraviglioso, è proprio proprio buono. Sono contenta, sono soddisfatta. Il prodotto si chiama Aoga. Allora, qua abbiamo il Brickley. Allora, abbiamo visto che con la spuma struccante si chiama Brickley Clean. Poi abbiamo visto il tonico, che è il Fresh Detox. Questo qua invece è il C-Bomb. Il C-Bomb, che proprio va a pompare. E
come ultimo step abbiamo il pur balance, che adesso andremo a mettere. La consistenza è molto cremosa, vedete? Non so se la vedete, comunque andiamo a prenderne un pochino. Ne basta sempre un pelo, perché siccome che costa un po', allora ho deciso di... Però è molto, si spalma molto facilmente, cioè non è dura da spalmare, quindi sì, si stende molto bene, è molto fluida e questo va a riequilibrare tutto quanto e va ad idratare la nostra pelle, che è pronta per essere truccata. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi do appuntamento al mio prossimo video.